Ragazzi, se mi insegnate a fare girare la palla così, prometto di darvi pizza gratis ogni giorno. Potremmo avere pizza e succo d'arancia? No, decidete. Succo o pizza? Pizza, ovvio. Cuculo, hai visto le mie ciglia? Wow, Julie, sono cresciute così tanto. No, queste sono finte. Julia, ma tutto quello che è finto invece è di moda essere naturali. Come la mia natural Mary. Wow, guardate chi arriva. Che c'è intorno a Patrick? Kev, per favore dammi un bacio, voglio che le bunny mi invidino. Questo è solo un succhiotto, io voglio un bacio. Ho saltato un solo giorno e già uscite con i calciatori, ma siete impazzite? Invece di urlarci contro, trovati qualcuno anche tu. Eva, sei proprio una palla al piede. I calciatori sono innamorati di noi, sì, e noi siamo innamoratissimi di loro. Ti sposti o no? Ciao ragazzi. Wow, Giorgia, sei forte. Ehi ragazzi, noi non siamo fighe. Puoi essere anche tu come Giorgia? Raga, calmatevi, Giorgia è la mia ragazza. Ora sarà sempre così figa, ok? Ehi Giorgia, smettila di esibirti e non mostrarti ai nostri ragazzi. Siete gelose? La mia Giorgia è la più figa di tutte le cheerleaders. Oh bene Patrick, grazie. Che schifo ragazze, guardate, le rane continuano a frequentare i calciatori, non ci credo. Lasciamole stare, meglio quelli che i nostri. Stop, Eva, sarà una rana solitaria, guardatela. Sì, sì. Arrivano le conigliette. Baciateci, baciateci. Facciamolo dietro la scuola. Ok, durante la pausa. Ragazze, ma siete pazze! Ragazzi, abbiamo l'allenamento! L'allenamento! Ragazzi, state lontani dalle mie rane, ok? Ciao ragazzi! Ragazzi, avete visto? Le rane non perdono tempo, si abbracciano con i calciatori. Diana, c'è un problema. Simo è caduto. Simone, ma dove? Proprio qui. Oh, il mio tesorino, devi fare un po' di attenzione. Se vi vedo ancora una volta con i calciatori, io... Eva, tu non puoi comandarci. Camminate. Okay. Ragazzi, avete visto che giacche hanno comprato le rane? Sì, eh? Di sicuro hanno scoperto che noi le avevamo ordinate. Ci copiano sempre. Sì, è vero. Questo è plagio. Sì, certo, è vero. Dovremmo fare qualcosa. Ragazze, ci incontreremo dopo. A dopo, cuculina. Ok, cuculo, ci vediamo, mi mancherai. Ciao, ciao, natural Mary. Alla prossima pausa, amore. Ok, ciao Simone. A dopo, Giada. Bruno, ci vediamo, ok? Ciao, Max, tesoro. Ci vediamo. Buongiorno, ragazzi, piacere di vedervi. Buongiorno, professore Mike. Giada, Giada. Che c'è, che Dima? Pensa, Diana, che esco con una rana? Dima, sai che a Diana non importa nulla? Dima, basta metterti in mostra. Accidenti, Dima, sono stanca. Allora, ragazzi, abbiamo degli sportivi qui. Cheerleaders e rugbysti. Sì, siamo donne sportive. Sì, siamo strafichi. E abbiamo anche dei gran perdenti. Sì, sì, gran perdenti. Sì. Di che siete orgogliosi, di essere perdenti? È ridicolo. È davvero divertente. Sentite ragazze, noi siamo veramente forti. Ragazzi, non mi sto di certo vantando, ma sapete, io gioco a baseball. Chi si vorrebbe unire a me? Oh, ragazzi, abbiamo un insegnante di baseball a scuola, figo. A me piacerebbe, ma purtroppo già lavoro e studio. Noi vogliamo. Raga, non andate, baseball è difficile, non potete farlo. Se iniziano a giocare a baseball non saremo più noi i fichi. Cestisti, rugbisti e baseballisti, non è divertente. E che ti preoccupi? Ci saranno solamente altri 3 sportivi super cool. Giorgia non mi lascerà mai se diventerò uno sportivo. Ma quando ci alleneremo? Beh, parlando di formazione, farò un programma per voi. E sarà una formazione gratuita per i miei studenti. Vedremo che imparerete, perdenti. Sì, non siete capaci di niente. Ve lo dimostreremo. Sì, ve la faremo vedere. Ragazzi, l'argomento di oggi è sport e cattive abitudini degli adolescenti. Wow, è un bell'argomento, ma noi ragazzi abbiamo pessime abitudini. Ragazze, non va bene che i perdenti inizino a fare sport, altrimenti diventeranno fighe e si metteranno in mostra. Sì, ragazze, non va bene. Non va bene. Allora, ragazzi, finite i vostri saggi. Io uscirò per un paio di minuti e voi aspettate, ok? Grazie. E fate molto silenzio. Rane, se uscirete ancora con i giocatori di calcio non sarete più cheerleader. E se ci innamorassimo di loro? Trovati anche tu un fidanzato. Guarda, Max, Simone, Bruno, guarda quanti. No, grazie, non voglio uscire con loro. Ragazzi, ma vogliamo scrivere oppure vogliamo parlare di ragazzi? Esatto, Eva, meglio uscire con i rugbisti. Blondie, che c'è? Finiamo la nostra composizione e usciamo, ok? Perché dobbiamo aspettare? Andiamoci ora. Dici? Sì, così ci faranno il succhiotto. E la composizione?
Quanto hai scritto? Una riga? Bene, va bene, andiamo in bagno. Noi andiamo in bagno, ditelo voi alla professoressa. D'accordo, ve la siete proprio cercata, rane, e vi espellerò. Ah, al bagno, come no? Mettetevi anche un po' di trucco allora. Giorgia! Sì? Hai deciso di metterti in mostra? Giorgia, non funzionerà. Domani verremo con delle minigonne che ci stanno meglio della tua. Ragazze, vestitevi come volete, non potete essere meglio di me. Oh, ragazze, Giorgia vi ha battuto, eh? Ascolta, ma okay, va bene. Se lo dici... Calmatevi, forza. Tu prova a dirlo di nuovo e noi ci lamenteremo con i nostri fidanzati, hai capito bene? Lamentatevi con i vostri tipi, non ho paura di loro, sedetevi. Avete capito? Le cattive abitudini fanno male agli adolescenti, chiaro? Abbiamo capito. Cavolo, ragazze, che noia! Sappiamo già tutto sulle brutte abitudini, le evitiamo anche. Ragazze, chiediamo di uscire per incipriarci il naso, una buona idea. Signor Mike, posso andare ad incipriarmi il naso? E ora parliamo di sport. Hai 2 minuti, Diana, vai. Grazie. Posso uscire anch'io? E anche io posso? Posso anch'io? Avete tutte bisogno di incipriarvi il naso? Sì! Non si muovono mai da sole, ma solo in gruppo, come le alci. Vedo che sai tutto sulle cheerleaders. Lo sei stato anche tu, per caso? No, sono un rugbista, ma le ha frequentate per molto tempo, oltre ad una pessima relazione, ovvio. Allora, ragazze, andiamo al caffè. Chiediamo ai giocatori di venire. Oh, ci sono le conigliette, eccole qui. Perché non ve ne tornate a lezione piuttosto? Salve! Gli sport equestri sono... Che ci fanno le rane qui? Possiamo parlare con i giocatori un minuto? Il preside ha chiamato rane calciatori. Sì, urgentemente. No, prof, non vogliamo andarci. Vi prego. Ragazzi, se il preside vi chiama dovrete andare. Non distraeteci, forza. Gli sport equestri sono belli e prestigiosi. Allora, che succede? Oh, ci siete mancati così tanto. Perché il preside ci ha chiamato? No, vi abbiamo chiamato noi, è stata una nostra idea. E perché? Ragazzi! Ragazze, che succede? Oh, non avete l'insegnante? Se n'è appena andata. Cheerleader Bunny, perché non ve ne andate? Stiamo scrivendo qui. Giorgia, nessuno te l'ha chiesto. Ragazzi, perché non venite con noi? Sì, lasciate la tu lezione. Tu hai scritto, Simo. Sì, e tu? Ovvio, ho finito anch'io, raga, arrivo. Aspettate. Noi lo diremo all'insegnante, le diremo tutto. Ma noi abbiamo già finito. Bunny, non dovreste venire in classe nostra. Bene, ragazzi, siamo pronti. Allora, dovremmo baciarvi qui. Io non bacerò nessuno. Oh, sei così timido. Andiamo dietro la scuola. Sentite, ragazze, perché non vediamo se Mike è sui social network? Diana non si trova da nessuna parte, ho controllato, no? Ma è sul sito di incontri, ragazze, ve lo faccio vedere. Cosa? Forza, cercate. Ragazze, state parlando dell'insegnante? Ice, una pizza. Ragazzi, Ice è in classe, ma posso farvi io un cappellatte o un cappuccino? Ice mi ha fatto vedere come si fa. Wow, Nat, vedo che già comandi tu, eh? Nat, certe volte sei un po' presuntuosa. Ragazzi, Ice è il suo ragazzo, che problema c'è? Ok, allora per favore io voglio un cappuccino. E anch'io, anche per me, Ice ti ha insegnato a scaldare la pizza? Siamo affamati. Ragazzi, per la pizza dovete proprio chiamare Ice. Io posso fare solo cappuccino al latte. Prof, quando ci sarà l'allenamento? Vi manderò il programma, va bene? A proposito, rugbisti e cheerleader non sono i benvenuti. Salve, è stata una bella lezione, grazie. Ragazzi, se volete giocare a baseball, niente cattive abitudini. Va bene. Sì, niente cattive abitudini. Molto bene, vi manderò gli orari. Ragazzi, non ci posso ancora credere. Mi sento come un super dio. Non avrei mai pensato di diventare un dio celeste. Forza, andiamo. Dove sono finite le rane? Rane? Simone, ma dove sei caduto? Beh, ho colpito l'armadietto con il mio ginocchio. Accidenti, Simone, stai attento. Oh, ragazzi, sono qui. Nat, sei già al comando. Beh, sì, volevano un caffè al latte, ci ho pensato io. Hanno pagato tutti? No, ancora non. Raga, ho avuto che il cosa avete bevuto? Sto bevendo un cappuccino. Un cappuccino. Cioccolata. Latte. Io tè verde. Beh, dovete pagare tutti allora. A noi vogliamo manca la pizza. E io e le ragazze mangeremo dei dolcetti. Rane? Ma che ti urli? Oh, ragazzi, vi stavamo cercando.
Dove sono? Perdenti? Avete visto le rane? Niente. Ma abbiamo sentito le loro voci lì dietro. Giorgia, fra poco diventerò fico. Patrick, sei già figo. Allora lo sarò ancora di più. Non la passeranno liscia. Ragazze, ma che cosa prendi ad Eva, eh? Credo che abbia perso le cheerleader. Accidenti, tutta la scuola ora ci invidierà. Questi succhiotti fighissimi. Potete dire che non siamo stati noi. No, al contrario, diremo che siete stati proprio voi. Così tutti ci invidieranno. Eccovi qua. Eva? Ma non dovevi allenarti? Sì, certo, per questo vi sto cercando. Per allenarci, che avete sul collo? Niente. Andiamo, abbiamo già saltato lezione. Sì, e per colpa vostra. Sono succhiotti quelli. Mettete subito le vostre giacche e le uniformi nell'armadietto. Troverò altre cheerleader. Eva, ci siamo innamorate, è vero? Ragazze, non voglio più parlarne. Eva, scusa, scusaci, Eva, scusa. Kev, quindi usciamo con loro e non ci stanno lasciando? Sì, Dee, ma questo è amore. Si sono innamorate perdutamente di noi. Beh, forse è fico che usciamo con loro. Ragazze, guardate la faccia di Eva. Beh, da quando frequentano i calciatori non si ricordano più che sono cheerleader. Sì, Eva è preoccupata che la sua squadra si stia indebolendo. È già debole. Per favore, Eva, scusaci, Eva, scusa, per favore, che possiamo fare, eh? Per favore, Eva, ascoltaci, per favore. Che nascondete sul collo? Tattoaggi? Eva, per favore non dirlo! Niente, cose che possiamo risolvere da sole, che grazie! Che cosa avete lì? Fatemi vedere bene! Ragazze, che c'è sul collo, eh? Sì, ho visto! Ah, si sono messe nei guai! Hanno dei succhiotti? Simone, sì! Ragazze, fatemi vedere cosa nascondete sotto la mano! Noi, questi sono solo, sono succhiotti! Eva, ti avevamo chiesto di non farlo! Presto, andate in classe! Oggi sarò il vostro supplente, chiaro? L'argomento sarà succhiotti ad adolescenti. Lo sapevo che si erano fatte fare dei succhiotti. Ora l'insegnante gli farà una bella ramanzina. Posso fare un succhiotto anche a te? No, Simone, grazie, non lo voglio un succhiotto. Ragazzi, niente succhiotti. Ragazzi, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella e aspettate i nuovi episodi fichissimi. Ciao, e noi andiamo ad ascoltare la lezione. Ciao, sì, andiamo, ciao, 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 ciao. Se solo non gli avessero detto dei succhiotti. Ma gliel'hanno detto. E che diciamo all'insegnante? Penseremo a qualcosa.